Ah, siamo con Cristian Dell'Orco, Alessio Torsoli per acperugia.com. Allora, Cristian, una partita che sembrava stregata, ma voi avete avuto la perseveranza nel cercare quasi l'occasione, quasi negli ultimi 10 minuti, no, della partita, e di centrare una vittoria importantissima. Sì, è una vittoria importantissima perché dà morale e comunque sono 3 punti fondamentali per la classifica. È stata una partita in cui abbiamo fatto un po' di fatica a creare occasioni. Il primo tempo potevamo sbloccare, abbiamo avuto un'occasione in cui il portiere loro è stato bravissimo a fare quella parata. Sicuramente dobbiamo migliorare in questo e cercare di essere più incisivi quando le squadre ci aspettano bassi e ci lasciano il pallino del gioco. E dobbiamo essere più concreti, più bravi poi a sfruttare quando riusciamo a bucare e a trovare gli spazi per arrivare di finitura e avere più qualità magari. Poi c'è da dire che c'erano anche delle assenze, no? Questo magari non deve essere un alibi, però comunque, no? Tra squalificati, no? E ancora l'infermeria abbastanza folta, sicuramente questo può incidere, diciamo, secondo te nel rendimento della squadra? Sicuramente abbiamo tante assenze, ma io lo vedo come opportunità. Oggi è stata un'opportunità per tanti ragazzi che sono stati chiamati in causa e hanno risposto presente e sono contentissimo per quello che hanno fatto. Vanno forte in allenamento e meritano l'opportunità che hanno avuto e sono stati bravi, secondo me, hanno anche dimostrato di poterci stare e migliorare. Sicuramente una prova di carattere, no? Il Perugia è una squadra che non sta mollando, questo anche è molto importante, anche no? Appunto, come hai detto benissimo te, la prestazione dei giovani, le azioni del gol di Seghetti, no? Nata poi da un assist da destra di Polizzi, un altro giovanissimo che si sta integrando bene, come peraltro Giunti. Sì, ripeto, sono ragazzi che meritano, perché sono ragazzi applicati, che ascoltano, si allenano forte, cercano di migliorarsi ogni giorno attraverso l'allenamento e quindi sono ragazzi che meritano. E sicuramente sono opportunità che sono stati bravi a sfruttare e dovranno sfruttare tutte le opportunità che gli verranno concesse da qua alla fine. Senti, la tua condizione, il tuo stato di forma e la tua intesa con Lewis che oggi sostituiva Angella? Sì, lo stato di forma, nel senso, rientro da un infortunio lungo, quindi giocare tante partite di fila sicuramente è dispendioso, però mi sento bene, nel senso, ovviamente devo ritrovare il ritmo partita per fare più partite da 90, però mi metto a disposizione e cerco di fare il massimo per rientrare il prima possibile, avere una condizione ottimale per dare il 100%. Ripeto, mi sento bene, con Luis ci stiamo trovando bene, nonostante qualche difficoltà a livello comunicativo con la lingua, però è un ragazzo che capisce che ha applicato e quindi l'intesa comunque già c'è una buona intesa, ma potrà andare solo a migliorare. Senti, 3 punti importantissimi anche per il fatto che anche le altre squadre avevano vinto, la Carrarese, la stessa Torres aveva riallungato e poi domenica ci sarà lo scontro di Sassari per riuscire magari a riportare a casa dei punti che possano avvicinare il Perugia quanto più possibile a una zona, no, consona per fare i playoff da protagonista. Sì, certo, è una partita importante perché è fondamentale, poi comunque ci sono tante altre partite da giocare. È una partita, è una tappa del percorso, è una tappa come le altre, sicuramente vale qualcosa in più perché è uno scontro diretto e quindi i punti pesano un po' di più, però è una tappa del percorso che stiamo facendo e dobbiamo puntare a migliorare ogni partita. Oggi secondo me rispetto alla scorsa già abbiamo migliorato a livello qualitativo e anche contro Rimini in cui abbiamo fatto più fatica magari a creare. Oggi siamo riusciti anche a trovare giocate diverse rispetto solo al cross, magari abbiamo trovato anche degli 1-2, degli scambi un po' più centrali, che sicuramente il rientro di Matos e Ricci ci danno quel qualcosa in più per fare questo tipo di giocate. Ovviamente vengono da periodi di inattività, quindi devono ritrovare anche la condizione, ma sicuramente ci daranno una mano da qua alla fine e potranno solo migliorare. Chiudiamo con una riflessione sulla tua permanenza a Perugia, no? Si era parlato, no, di un tuo possibile passaggio al Brescia, si parlava, poi la cosa non si è fatta. Adesso come hai preso questa cosa, ecco, che ti senti magari di dire? Io devo dire che qua mi trovo benissimo, che sono qua da 2 anni e mezzo, mi sono sempre sentito apprezzato, accolto, mi sento a casa qui, quindi non avevo nessuna, diciamo, impellenza di andare via. Ovviamente poi il mercato si sa come va e magari a volte non dipende neanche da uno piuttosto che da un altro la scelta, è una scelta che va fatta e basta. Io sono contentissimo di essere rimasto e sono rimasto col sorriso sicuramente e con la voglia di dimostrare
di dimostrare e mettermi in gioco, quindi sono contento, molto contento di essere rimasto. E speriamo che la B ritorni, no, con il Perugia. Certo, sicuramente quello è un obiettivo, quindi dobbiamo mettercela tutta quest'anno e vediamo da qua alla fine dove riusciremo ad arrivare. Poi se saranno playoff ce la metteremo tutta per arrivarci attraverso i playoff. Perfetto. Grazie.